Eccolo stile da mai, ragazzi, rieccoci tutti quanti, carico in pante, zitti nel canale, un altro video insieme. Spero che avete trascorso una serata serenissima con la vostra famiglia e avete fatto un bel pranzone, un bel cenone di Natale e vi voglio dilettare con qualche news bomba. Ovviamente facciamo anche un po' di ironia, ci divertiamo un po', soprattutto a vedere le notizie che frullano nel mondo di tutto sport, che pur di difendere Allegri alcune volte le spara abbastanza grosse. Parto però prima con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti ragazzi, benvenuti in community, lo Stiva Lomagna vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e grande ardore. Allora, come vi stavo dicendo, addirittura Tuttosport titola a grandi testate: Zidane ha tutte le caratteristiche per allenare il Brasile, stando l'identikit stilato dalla Federazione Brasiliana alla ricerca di un sostituto di Tite, un allenatore libero, straniero ed esperto, secondo l'equipe. Quindi l'equipe prima avrebbe portato, spinto, diciamo, Zidane verso la Juve e poi dopo una settimana, improvvisamente, lo fanno apparire a Rio de Janeiro, in Brasile, a allenare appunto la Seleção. Alla ricerca di un tecnico vincente, in grado di proseguire nel solco della tradizione e con l'obiettivo di vincere il Mondiale 2026. Sicuramente ha le carte in tavola per farlo, però ovviamente guarda caso, come mai vengono fuori adesso queste notizie quando sembra, diciamo, possibile, ecco, ancora un sogno per il momento, che Zidane a giugno possa sedersi sulla panchina della Juventus. Ovviamente non solo lui tra i pretendenti, abbiamo detto che c'è anche Conte che non ha ancora rinnovato col Tottenham, molto più difficile però nel caso suo, e Luis Enrique che piace tantissimo ad Elkan. Quindi ecco, ci sono varie soluzioni. Ovviamente volevo riportarla anche per fare un po' di ironia. E anche per dire che molto spesso, pur di difendere Allegri, si riuscirebbe a dire che Messi, anche arrivando da noi, è un brocco. Cioè, o gioca bene e vinciamo la Champions, Allegri è un fenomeno. Se Messi non gioca come sa giocare e comincia a toppare delle partite, a non riuscire a fare più assist, dei gol, eccetera, è un cane. È un cane. Passa dal possibile papabile numero uno al mondo della storia a, non so, un giocatore obsoleto, vecchio, stanco, dimenticato, che non vale una mazza. Questo è un po' quello che mi sento di dire in questo momento. Poi, altra notizia, appunto, che volevo darvi è proprio quella dell'esonero di Allegri, che continua ad essere una notizia, ragazzi, anche Stop & Goal ne parla, non solo Stop & Goal, ma tantissime testate che prima non parlavano, non dicevano nulla, hanno alzato le quotazioni del possibile addio di Allegri a giugno. Non, nessuno, quasi nessuno parla di gennaio, molto difficile, veramente ci dovrebbe essere un grande ribaltone, dovrebbe succedere tutto. Tra il 26 e il 29, se proprio dovesse succedere qualcosa, anche perché dopo il CDA, se non viene deciso niente e non viene scelto neanche il capitale necessario per poter esonerare Allegri e comprare l'allenatore, la vedo dura, la vedo molto dura, anche perché il 4 dobbiamo già giocare con la Cremonese, quindi cioè, veramente Elkan farebbe uno dei miracoli calcistici dirigenziali della storia, cioè forse ancora peggio maggiore rispetto al colpo Vlahovic che nessuno si aspettava. Secondo me questo colpo qua in teoria è ancora più difficile perché tu fai subentrare un allenatore a gennaio in un momento delicato della stagione in cui devi comunque recuperare punti ai tuoi concorrenti e hai da giocare contro il Napoli con uno scontro diretto fondamentale per lo scudetto. Quindi ripeto, queste voci sono soprattutto per giugno con in pole position due uomini dal DNA juventino, cioè due uomini vincenti delle Conte e Zidane, che ridarebbero verve e anima e spirito di sacrificio a una squadra che ha perso tutto, non ha più niente, cioè c'è solo lo stemma della Juventus, il resto è tutta una mediocrità, tutto un provincialismo travestito. E purtroppo lo avvertono tutti, non soltanto noi tifosi, i giocatori, lo avvertono gli avversari nostri, che siamo arrivati a un punto di non ritorno in cui non facciamo più paura, ragazzi, non facciamo più paura. Anche la Cremonese in casa sua vedrete che ci darà del filo da torcere, ci farà penare fino all'ultimo e noi giocheremo come al solito per buttare dentro una palla di rapina, così alla Sperendio. E purtroppo, ripeto, ragazzi, non sempre ti può andare bene, lo dicevo oggi nei commenti anche con alcuni di voi, questo tipo di gioco a volte può essere anche intelligente quando giochi contro squadre molto più forti di te che non ti lasciano spazio e non ti fanno superare la metà campo. Ma quando tu giochi con squadre del tuo livello, della tua caratura e ti ostini a giocare così pur di non allenare e pur di non aggiornarti, non doverti alzare la mattina e farti il mazzo perché non ne hai voglia e sei pigro, a quel punto vieni punito. È brutto ripetere sempre la stessa filosofia, la stessa minestra, la stessa filastrocca come un disco in vinile, però
Ragazzi, finché non entra in capoccia ai dirigenti, e secondo me stavolta Elkan, che si è tolto di mezzo il pupazzo Agnelli, probabilmente ce la farà ad arrivare a questa conclusione, a tirare le somme, allora avremo qualche speranza, qualche spiraglio di veramente di salvezza davanti a noi, ecco, per chiudere il cerchio. Poi, parlando di calciomercato, anche se poco, perché ripeto, a gennaio secondo me ci faranno poche operazioni, secondo me si faranno soprattutto cessioni e giri di prestiti per i giovani che abbiamo, però qualcosina si potrebbe muovere, e io vi dico la lista di tutti i nomi di gennaio papabili appunto per il taschino di Cherubini. Allora, partiamo soprattutto dalle corsie laterali, dove ci sono dei reparti da rinforzare assolutamente, sia a sinistra, dove Kostić non può fare sempre il titolare ma deve essere anche fatto rifiatare, e a destra, dove ci sono assolutamente delle emergenze, visto che Di Maria non ha i minuti nelle gambe spesse volte e Cuadrado è a fine carriera. Quindi, soprattutto piacciono Karsdorp della Roma, Malo Gusto del Lione, Odriozola della Madrid, nome che avevamo già fatto perché è un giocatore che non gioca là, è soltanto un rincalzo, e Fresneda del Valladolid, Holm dello Spezia, Singo del Torino, che ultimamente è stato molto accostato alla Juve, Meunier del Borussia Dortmund, anche se ha qualche annetto in più degli altri, e poi a sinistra occhi su Grimaldo del Benfica, molto dura perché, ripeto, il Benfica in questo momento ha una progettualità superiore alla nostra, con uno Schmidt fenomeno vero che sta riuscendo veramente a far vincere lo scudetto al Benfica dopo un po' di anni e a far, diciamo, alzare la testa in Europa a una squadra che a nessuno gli dava una cicca prima di questa edizione della Champions, e Guerrero del Borussia Dortmund, oltre che Dalot del Manchester United e Parigi dell'Empoli, che sono alternative molto molto succose e che potrebbero fare al caso nostro. Quindi vedremo, ragazzi, se affonderemo il coltello appunto in questa sessione di mercato oppure aspetteremo di rifarci la pelle a giugno, in modo da aspettare fino all'ultimo, vedere quali saranno i risultati che otterremo, anche se dovessero essere minimi, con un quarto posto, una Coppa Italia vinta e magari anche solo una semifinale di Europa League, e poi azzerare tutto tirando le somme e vedere di cosa fare da giugno in poi, anche perché a giugno io spero proprio che, se Elkan vuole veramente fare un centenario di lusso, a prescindere dalla vendita della società o dall'entrata di un nuovo socio in azienda, vuole il massimo, vuole vincere, vuole tornare ad essere un grande marchio a livello internazionale e a livello italiano, perché ricordiamolo, ragazzi, noi non siamo solo la prima tifoseria in Italia con 11 milioni di tifosi, ma abbiamo 400 milioni di tifosi in tutto il mondo, ragazzi, noi stiamo sputando sopra a un piatto pieno di leccornie, pieno di carne alla brace, filetti argentini teneri, cioè noi veramente stiamo sputando nel piatto più ricco, uno dei più ricchi del mondo, ed è un peccato vero vedere appunto depauperato un impero colossale che è quello della Juventus, che ha dominato negli anni ed è uno di quelli più storici a livello europeo. Ovviamente abbiamo vinto soltanto 2 Champions League, però a livello europeo abbiamo vinto anche 4 Coppe UEFA, abbiamo vinto le Coppe delle Coppe, l'Intertoto, cioè abbiamo vinto comunque diverse coppe, Supercoppe europee, l'Intercontinentale, cioè siamo una società che ha bisogno di tornare nella gloria intercontinentale. Purtroppo va detto, e ci vogliono personaggi di spicco, di rilievo, che non hanno paura di andare oltre la loro routine e la loro zona di comfort, come spesso diciamo in chat, e lo so che spaventa tanto, cioè i primi attacchi di panico ti vengono, no? Quando cominci a interfacciarti con una realtà che non ti appartiene, però devi affidarti a persone che ci sguazzano ogni giorno in questo stagno dell'internazionalità, altrimenti non ce la fai. Se tu metti gente che è stata sempre abituata alla pappa pronta, non ce la fai, perché appena vanno a fare alzare l'asticella si prendono paura, vanno nell'ignoto, non sono più loro, diventano dei pesci di acqua dolce buttati dentro il mare, e quindi devi prendere dei pescicani, per farvi l'esempio, per fare la metafora, dal mare salato e portarli a Torino, pronti per andare nell'oceano più vasto, che è quello dell'Europa. Ditemi cosa ne pensate del video, ragazzi, un bel pollice in alto alto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio fortissimo da me e da Nila come sempre. Chi volesse essere salutato nei video ve lo faccia sapere nei commenti e lo metterò appunto in lista, e chi volesse abbonarsi appunto metta qui in descrizione l'opzione che vuole scegliere. Ciao, ciao ragazzi.